sono venuto volentieri all'incontro, al penultimo, e sono venuto volentieri anche qua, nonostante tutto, voi non c'entrate niente, c'entro niente io, quelli che c'entrano ve li dirò adesso, nonostante tutto, per ripetere le stesse cose. E cioè che noi ci troviamo di fronte a ragioni oggettive che hanno ridotto le organizzazioni della classe lavoratrice e della classe operaia in 20 anni nello stato in cui sono, l'hanno spiegato bene i compagni che sono intervenuti prima di me, l'hanno spiegato altrettanto bene i compagni che sono intervenuti la volta scorsa. Non mi sembra il caso di soffermarmici. È una vittoria, quella del capitale sul lavoro, che viene da lontano, se sono riorganizzati, e nello stesso momento in cui qui in Italia il PCI raggiungeva il vertice della forza e dell'influenza in questo paese, loro, accettando la sconfitta, se sono organizzati, hanno fatto economia, hanno fatto partito, hanno fatto ideologia, e con queste tre cose adoperate specularmente da loro hanno creato questo terreno che ci vede completamente sconfitti, completamente sconfitti. Quindi la forza dell'avversario non solo non va sottovalutata, non solo non va ridimensionata, ma va inquadrata precisamente per quello che è stata. Dire che è solo colpa nostra sarebbe, soprattutto anche la volta scorsa, un atteggiamento cattolico, fanno così i cattolici, e molti di loro, non tutti, ma molti di loro lo fanno anche una sola volta a settimana in chiesa, la mattina, e poi il resto dei 6 giorni fanno come stracatacazzo gli pare a loro, ignorando completamente, perché poi vanno lì e se scaricano addosso a quell'altare, gli scaricano tutta la mammezza che c'ha. Siccome noi non vogliamo far così, perché ci prefiggiamo di cambiare lo stato di cose presenti, è evidente che non possiamo dire che è solo colpa nostra. L'ho appena detto, l'ho accennato solo, è stato spiegato, non ci torno più sopra. Per una parte quindi è responsabilità dell'avversario, per una parte è responsabilità nostra. In particolar modo, dicevo la volta scorsa, per chi mi ha già sentito, ne sto ripetendo purtroppo, in particolare della generazione mia, quindi è colpa dei cinquantenni, ma non perché siamo vecchi, perché siamo stati inadeguati, imborghesiti dalla lunga tradizione di vittorie del PC, abbiamo cominciato a piacerci, fino a parlarci addosso che ci dovevamo mettere il bavaglino perché la bava colava. Siamo arrivati a questo punto, i nostri gruppi dirigenti non hanno più nessun legame con quello che succede, non ce l'hanno nella testa, non è nemmeno più colpa loro, però sono una parte del problema. Io credo che non ci dobbiamo girare intorno. Adesso ci troveremo in campagna elettorale a dover convincere non solamente all'esterno, ma soprattutto i compagni, guarda vota questo, guarda vota quest'altro. Un mio iscritto, io lavoro all'ADAC, è capitato casualmente a fare lo scrutatore in un seggio dove c'era un compagno di fondazione che gli ha detto, ah, sei compagno, di è? E gli ha dato il santino de Peduzzi, e lui gli ha dato il santino dell'Oppile, se sono fissi, oddio, che stanno facendo? Sì, io dico che i grandi dibattiti sono questi. Allora, noi ci troveremo in questa cazzo di situazione. Di chi è la colpa? La colpa è dei cinquantenni. Perché? Perché i cinquantenni, intendendo per cinquantenni i gruppi dirigenti interi, me compreso, perché ci sto dentro al comitato centrale del secondo partito comunista meno piccolo, ci sto. Che cosa abbiamo fatto? Dalla scorsa sconfitta abbiamo pensato bene di fare un congresso, da febbraio che sto
che si sono fatte le elezioni, l'abbiamo fatta a luglio noi, che non vedevamo l'ora di andarsene al mare, perché dopo sei mesi di batoste, avvilimenti, fammene andare al mare una settimana. E il 28 luglio l'abbiamo fatto. Il congresso nostro si doveva concludere, a un certo punto hanno detto, diamine, il segretario si vota a voto segreto. No, vabbè, votiamo a voto palese. Ma vabbè, un cazzo! Prima votiamo per il voto palese, se vogliamo, poi se c'è la maggioranza, capito? Sbrigamosi! Sbrigamosi! Ma non è che il primo partito più piccolo comunista abbia fatto meglio, perché l'ha finito ieri il congresso. L'ha finito ieri. Ma e a Roma no, oltretutto, ma lo capimo che questi stanno a giocare, che vivono una situazione completamente surreale. Un mio iscritto, sempre per fare esempi concreti, i compagni della sezione mia, cioè dovrebbe stare con Taviani, lo conosce, c'ha il padre che è esodato e 5 giorni su 7 va a mangiare dalla Caritas. E noi come sezione stiamo organizzando una colletta periodica per mantenerlo, perché sta senza stipendio e senza lavoro. Ne sanno qualcosa di questa situazione i nostri dirigenti? Secondo me non, proprio, credetemi, non ci arrivano, perché vengono da 20 anni nei quali hanno passato il tempo a mettersi in condizione di sembrare più bravi e più belli di quelli. Io penso quindi che questo, diciamo, questo bacino, questo luogo fisico e anche, diciamo così, elettronico che può arrivare lontano in Italia, debba essere il frullatore di tutto il malessere che è di tutta la, come dire, la franchezza che noi dovremmo avere qua dentro, in modo che sappiano i nostri dirigenti che noi approfitteremo di questa ennesima batosta, perché abbiate pazienza, non nascondiamoci nemmeno questo, ma voi quanti voti pensate che piglieremo con sto pateracchio, sto brocchio? Servirà come inerzia per farci stare un po' insieme, qualche mese ancora. Io non lo comincio il tesseramento, la mia sezione non lo comincia il tesseramento, perché ai compagni l'ho convinti l'anno scorso, quelli che ancora sono iscritti, li ho convinti a rimanere, perché il prossimo tesseramento sarà quello di un unico partito comunista, uno, perché i comunisti, ai comunisti gli serve uno del partito, uno, se uno è comunista, e parlo anche di noi, perché pure noi siamo belli presentuosetti, e parlo di noi semplici iscritti, perché sempre detto c'è stato chi è venuto, io non mi faccio la tessera, perché abbi pazienza, qui il partito non fa qua, il partito là su giù, e poi scopri che se ne va un altro partito comunista. Dai, ti prego, stai a giocare, siamo proprio a sti livelli. Allora, io penso che se vogliamo dare un seguito a questo terzo incontro, noi dovremmo dire chiaramente ai nostri dirigenti, ma politicamente, che approfitteremo di questa campagna elettorale per conoscerci fisicamente e attraverso internet, e quindi cominciare a ragionare in queste settimane, in questi mesi, della formazione di un soggetto politico nuovo, nel quale loro non c'entrano niente. Ve ne dico una, l'ultima. C'è stato un attivo del mio partito, il secondo meno piccolo, tempo fa, un attivo dei quadri nazionali. Io ero stato invitato a fare una relazione sulla mia, breve, una relazione sulla condizione del trasporto pubblico, lavoro in ATAC. Ho preparato 7-8 pagine con grande fatica, lavorando con gli impegni, la famiglia, tutto quello che potete immaginare, perché tutti state così. Arrivo lì e si stava parlando, non ho capito bene poi, della costruzione di un'associazione, un movimento, non lo so, sono arrivato lì e parlavano
pezzi di rifondazione della maggioranza, poi pezzi da minoranza, poi una maggioranza del mio partito, poi la minoranza del mio. Io sono venuto per parlare. Scusa, me l'avete detto voi, confrontiamoci. Il problema dei trasporti vanno privatizzati e tu mi vieni a strumentalizzare sta roba dicendo che, facendomi capire che vuoi fare un altro partito. Un altro partito tra minoranze e maggioranze dei vari partiti. Ma compagni, ma vogliamo continuare a sopportare sta roba? Oppure glielo vogliamo dire, scansati, non è che voglio che te ne vai, perché finora ho tirato la carretta solo io, tu rimani qua e mi aiuti, però de fianco, mai stufato, quando è che glielo dimo? Ah, no, no.